Esistono dei carnefici ed esistono delle vittime, vittime spesso inconsapevoli, incolpevoli, totalmente incolpevoli, magari gente in vacanza, come è accaduto per l'attentato al Museo del Bardo, o durante una passeggiata, sorpresi da una bomba a Nizza, o sul posto di lavoro, nella redazione del periodico satirico parigino Hebdo, Charlie Hebdo. Le cronache ci raccontano le storie di queste vittime, in genere occupano da 2 a 3 giorni dell'andamento del flusso informativo, troviamo tracce delle loro storie, i ragazzi, i professionisti, le casalinghe, gli incroci del destino che sempre si aggrovigliano intorno alle tragedie, l'appuntamento mancato, l'appuntamento sbagliato, l'essere nel posto sbagliato nel momento in cui scoppia la bomba, il non esserci per una fortuita coincidenza, sono tutti elementi che in qualche modo commuovono l'opinione pubblica, la rendono partecipe del dolore, ci fanno pensare queste vittime come vicine a noi, allarghiamo lo sguardo alle loro famiglie, che sono vittime collaterali, spesso piegate a un fine pena mai, legato al ricordo e al dolore e legato anche alla denegata giustizia in molti casi. Penso alle vittime del terrorismo mafioso, che è quello di cui mi sono occupato prevalentemente nella mia vita, e purtroppo, siccome la cronaca ci offre una serie di casuali episodi, c'è un modo di essere vittima in ogni tipologia di tragedia. Si reagisce al dolore spesso impegnandosi per ottenere la verità sulla morte di un proprio congiunto. Si reagisce anche chiudendosi a riccio nell'isolamento assoluto, ci si rassegna a pensare questi episodi come incidenti e non come atti umani nella loro disumanità, cambia il modo di essere vittima e tutto poi si riconduce ad un mero computo aritmetico su quanto vale una vita umana, quanto lo devi risarcire, un padre che è morto, una donna che è stata fermata sulla china dei suoi 30 anni, un bambino, quanto vale una vita umana? E ammesso che il debito venga saldato, si esaurisce il risarcimento col risarcimento o ci sono dei danni che si riverberano su intere esistenze che nessuno pagherà, che escono fortemente condizionate da quell'evento. Il classico orfano di un padre ucciso in un agguato terroristico, mafioso, perfino in un incidente aereo di cui non si ha piena contezza ancora oggi. E non solo penso a Ustica, ma penso anche, ne parlavo prima con il procuratore, ad una tragedia dimenticata che fu la più grave tragedia dell'aviazione civile italiana, che è Montagna Longa 1972, 115 vittime, nel computo del aritmetico anche qui delle vittime, la più grave tragedia aerea italiana prima di Linate, che ebbe qualche morto in più, ma che tecnicamente avvenne a terra. Beh, anche lì fu facile per Alitalia chiudere il conto rapidamente. La grande quantità di vittime erano professionisti in ascesa, che tornavano per il voto in quella difficile tornata elettorale del 72 a maggio,
La prevalenza di vittime collaterali erano bambini, piccoli, piccolissimi. Qualcuno doveva ancora nascere. E le famiglie erano annichilite dal dolore, alle prese con problemi di sopravvivenza pratica. Considerate che, ahimè, è triste dirlo, ma se ti muore un padre a una certa età, ha consolidato una ricchezza, quale che sia, una condizione di vita. Ma se ti muore un padre e tu hai pochi mesi di vita, quella condizione non è detto che sia consolidata, anzi, nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di persone, impiegati o professionisti, commercianti, insomma, comunque in ascesa, non in posizione stabile. Beh, lì fu chiusa rapidamente, con un po' di milioni dell'epoca, e le vittime uscirono dal processo. Poi accadono cose strane, ma solo per concludere questo episodio. Nel circolo della vita, quelli che erano bambini allora, intorno ai 50 anni, hanno preso contezza che non tutto era chiaro di quello che fu fatto passare per un incidente aereo e hanno ripreso a lavorare e non lo fanno per soldi, lo fanno per giustizia mancata, che è un prezzo. E allora, siccome qui siamo con il procuratore che di queste cose è esperto, perché con i carnefici e con le vittime lavora quotidianamente. Cominciamo con questa cosa che è una domanda, mi rendo conto dalla risposta, praticamente impossibile. Però quanto vale una vita? La legge fissa dei parametri, mi pare sia la legge che avemmo nel 2000, 2004, considerando che il periodo del picco terroristico era già passato da un ventennio, pensate con quanto ritardo si è legiferato su questo. Quindi se va avanti così, su questi episodi nuovi di terrorismo diverso, non nostrano, ma di importazione, su tutte le implicazioni che questo ha nelle relazioni con gli stati, beh, forse dovremmo aspettare ancora un po' troppo. Vero è che a livello europeo, grazie alla spinta di esperti, e il dottore Piacente è tra questi, si sta lavorando alacremente. Ma torno alla domanda: quanto costa una vita? Quindi, senza prendere in considerazione queste dimensioni sulle ricadute, comincio a fornire delle cifre, ma a loro volta queste cifre non sono assolutamente risolutive per la soluzione del problema. Allora, una vita umana vale 200.000 euro. Una invalidità permanente non inferiore all'80% vale 200.000 euro. Una invalidità anche di natura permanente vale 2.000 euro per ogni punto percentuale. Per i superstiti ci sono poi anche degli assegni vitalizi, delle agevolazioni in termini di assunzione e delle agevolazioni in termini poi di trattamento pensionistico, con delle differenziazioni però tra vittime del terrorismo e vittime della criminalità organizzata. Un altro elemento dopo queste preziose cifre che ci ho dato. C'è un pericoloso effetto Lassen. Il risarcimento paga il danno, ma penso soprattutto all'invalido, il danno dura anche tutta la vita. Le cure mediche. Ce lo dicevamo prima, l'adeguamento dell'abitazione per sopperire a quelle necessità di vita quotidiana che spesso chi è in condizioni di sanità assoluta, non calcola, ma che se si ritrova su una carrozzina deve calcolare. Allora, c'è anche questo, e la legge questo lo prevede o no? E poi la lascio rispondere in Sì, libertà. ci sono anche delle, voglio dire, agevolazioni per quanto riguarda delle prestazioni aggiuntive con riferimento appunto ai costi di adeguamento delle abitazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il problema sostanzialmente è questo, comunque. Noi abbiamo una legislazione che tutela le cosiddette vittime del terrorismo, appunto la 206 del 2004.
per la prima volta di vittime di terrorismo si parla dal 1980, successivamente alla strage di Bologna, quindi è significativo che oggi si affronti questo argomento proprio qui in questa città. C'è un problema di fondo, non abbiamo una definizione né a livello nazionale, né tantomeno a livello internazionale di terrorismo. C'è uno sforzo della comunità internazionale, sia globale come le Nazioni Unite, sia a livello regionale, per arrivare a una definizione condivisa del fenomeno, ma non se ne parla. Si è arrivati a delle soluzioni di compromesso, cioè tanto una definizione di atto di terrorismo, bensì ad una elencazione di condotte penalmente rilevanti che possono essere riconducibili ad una finalità terroristica. La finalità terroristica è quella di incutere terrore nella popolazione civile al fine di costringere uno Stato o una comunità internazionale a compiere o non compiere un determinato atto. E qui noi abbiamo, voglio dire, diverse magnitudini di elencazioni di atti di terrorismo. Se tutto questo a livello nazionale in qualche maniera è stato consacrato con l'articolo 270 bis del codice penale, che ha una definizione di atto di terrorismo, e se quindi realisticamente la legge 206 del 2004, così come le leggi precedenti, parlano di vittime di atti di terrorismo, per cui bene o male in Italia è facile identificare una vittima di terrorismo, soprattutto se ha subito un danno diretto dal compimento di uno di quegli atti che sono indicati nell'articolo 276 del codice penale, a livello internazionale questo può essere molto più difficile. Faccio l'esempio delle vittime della Ole Artisan Bakery, delle vittime italiane nel Bangladesh qualche anno fa. 17 vittime. C'è una grossa difficoltà in termini di riconoscimento da parte dello Stato italiano dei diritti di queste persone, in quanto non si riesce ad avere una certificazione, un'attestazione da parte delle autorità del Bangladesh che si sia trattato di un atto di terrorismo, che si sia trattato di un atto di terrorismo che corrisponde in qualche maniera a un parametro nazionale o comunque internazionale a cui si ispira la legislazione italiana. C'è voluta, un'interpretazione in qualche maniera in favor vittime da parte del Parlamento italiano nel momento in cui è stata approvata obiettivamente una forma di supporto anche economico e un riconoscimento, anche in base alla legge 206 del 2004 nei confronti di queste persone, pur in assenza di un'attestazione di questo tipo da parte dell'autorità del Bangladesh. Quindi nell'ambito di una dimensione transnazionale del fenomeno terroristico, che quindi non riguarda più fenomeni gravissimi come il terrorismo di matrice fascista o le Brigate Rosse, l'estremismo di sinistra negli anni della tensione, ma nell'ambito di una dimensione transnazionale che riguarda sia il terrorismo di matrice confessionale, sia anche il terrorismo di matrice anarchica, non ci dimentichiamo perché noi vittime di pacchi bomba inviati da organizzazioni anarchiche li abbiamo in Europa e anche in Italia. Ora, in assenza di questa definizione condivisa, soprattutto al di fuori dell'Unione Europea, di atto di terrorismo, ci possono essere dei problemi per quanto riguarda allora, l'identificazione della vittima, soprattutto se riferita appunto all'atto di terrorismo. Lì sa meglio di me, noi abbiamo una definizione di associazione mafiosa, nostro articolo 416 bis, ma se si va a guardare il corrispondente articolo che punisce la condotta associativa in termini di terrorismo, l'articolo 270 bis, non vi è una definizione di associazione terroristica, perché non c'è una definizione di terrorismo, perché c'è grossa difficoltà a livello internazionale a riconoscere una definizione di atto di terrorismo. La difficoltà ideologica, giuridica, fattuale o politica? Tutte le cose che ha detto. Nel senso, il dibattito principale è di carattere ideologico-religioso, in quanto, soprattutto a livello di Nazioni Unite, vi sono i paesi di ispirazione islamica che tendono ad escludere dalla nozione di atto di terrorismo qualsiasi attacco, anche contro la popolazione civile, ma che comunque sia connesso a una cosiddetta guerra di liberazione.
L'influenza, voglio dire, delle dinamiche e delle tragedie che ci sono in Palestina, per esempio, obiettivamente sono evidenti nell'ambito di questo atteggiamento, di questa posizione politica profonda da parte di paesi a cultura e aspirazione islamica. Questo è il problema principale. Devo dire, la dimensione, la problematicità della tragedia della vittima è una dimensione storica che è data dalle guerre, dalla Seconda Guerra Mondiale. E ancora oggi noi non abbiamo avuto una piena soddisfazione delle vittime della Seconda Guerra Mondiale, delle vittime dei lager nazisti. Abbiamo avuto nel 1961 soltanto una elargizione di 6 miliardi di lire da parte del governo tedesco in favore dello Stato italiano perché potesse provvedere, sulla base di criteri estremamente restrittivi, a risarcire le vittime delle stragi naziste o le vittime dei campi di concentramento. Dopodiché la Germania si è sempre avvalsa, anche sulla base di una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia del 2008, del cosiddetto principio dell'immunità diplomatica degli Stati anche con riferimento a reati più gravi, sia pure commessi da parte di regimi precedenti. Cos'era successo? L'Italia è stata forse l'unico paese nel mondo in cui le corti nazionali hanno riconosciuto alle vittime delle stragi naziste il diritto di poter procedere direttamente nei confronti dello Stato tedesco, anche se non più corrispondente allo, voglio dire, regime nazista, per avere il risarcimento dei propri danni. La Germania a un certo punto si è rivolta alla Corte Internazionale dell'Aia rivendicando sia il parziale adempimento nel 1961, sia soprattutto dicendo e rivendicando l'immunità dello Stato con riferimento a qualsiasi tipo di atto illecito, sia penalmente rilevante o meno, quindi nei confronti a questo punto della popolazione e anche degli altri Stati. La Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia ha dato ragione alla Germania, con paradossalmente un atteggiamento molto tiepido da parte dell'autorità italiana, nel senso che mentre le nostre corti di merito e la Corte di Cassazione avevano stabilito questo principio, sì, valga l'immunità dello Stato, ma questa immunità non si deve estendere ai delitti contro l'umanità, ai delitti che violano la Convenzione di Ginevra, quello che attualmente è lo statuto della Corte Penale Internazionale di Roma, cioè lo statuto di Roma, quindi la Corte Penale Internazionale che sta all'Aia. Quindi nel momento in cui noi abbiamo un crimine contro l'umanità, che possa essere un genocidio, una persecuzione, una deportazione, gli Stati sono tenuti a rispondere. Questo principio, sancito dalla Corte di Cassazione italiana, la prima in Europa, non è stato riconosciuto dalla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia. Da questo punto di vista abbiamo l'atteggiamento cinico degli Stati, perché vi è stata, come dire, una presa d'atto da parte dello Stato italiano che non ha condiviso la sentenza dell'Aia, ma il cui retropensiero è stato giustamente e rettamente interpretato dalle autorità tedesche, che hanno detto ben venga questa sentenza dell'Aia anche per l'Italia, perché laddove invece l'Aia avesse condannato la Germania sarebbe stato un precedente che avrebbe dato la stura a richieste di risarcimento da parte della Libia, dell'Etiopia, della Somalia, della Grecia, dell'Albania, di tutti i paesi invasi dall'esercito italiano, quindi vittime a loro volta di... Quindi questo per dire che la dimensione della difficoltà del riconoscimento dei diritti delle vittime è estremamente problematica. Si tenga conto che poi lei mi ha chiesto quanto vale una vita umana. Quanto vale una vita umana? Nell'ottica non risarcitoria dello Stato, perché lo Stato a questo punto, nel momento in cui vi è un atto di terrorismo compiuto all'estero, non ha nessuna responsabilità né diretta né indiretta, salvo che non abbia, come dire, adeguatamente informato i propri cittadini che si recavano in quello Stato per quanto riguarda i possibili rischi. Questo, voglio dire, è un altro... è un aspetto sul quale adesso... Questo è un altro argomento... che riguarda sia lo Stato sia per esempio appunto le agenzie e le organizzazioni dei viaggi. Quindi non è un aspetto risarcitorio, è un aspetto di supporto economico. L'aspetto risarcitorio con riferimento al terrorismo è drammatico perché non è possibile citare in giudizio per il risarcimento del danno il singolo terrorista
il lupo solitario, perché molto spesso si tratta di persone che non hanno assolutamente nessun bene economico con quale poter in qualche maniera risarcire le vittime, né tantomeno le organizzazioni terroristiche. Si tenga altresì conto che terrorismo e criminalità organizzata, in qualche maniera nel pensiero collettivo che in parte corrisponde a un tasso di verità, si differenziano proprio perché nell'ambito dell'associazione terroristica manca la logica dell'accumulazione del capitale. Citare in giudizio l'ISIS, anche laddove fosse possibile, porterebbe praticamente ad una impossibilità al tracciamento dei beni dell'organizzazione terroristica, anche perché si tenga conto che le dinamiche terroristiche non costano molto. Un attentato terroristico può costare poche centinaia di euro. Si pensi a quanti hanno compiuto gli atti terroristici a Barcellona o sulla promenade des Anglais a Nizza, con un mezzo di trasporto. Il costo di quell'atto di terrorismo, per quanto riguarda il lupo solitario o l'ISIS, laddove l'ISIS fosse dietro questa iniziativa, è di qualche decina di euro, il costo del noleggio. Questo è il costo del... A fronte di questo costo c'è la magnitudine della tragedia della vittima. Con atteggiamenti, tra l'altro, da parte della nostra Corte di Cassazione, che sono estremamente conservativi e oscillanti. Per esempio, c'è stata una sentenza del 2011 che non ha riconosciuto il diritto al sostegno economico in favore del fratello non convivente di una vittima del terrorismo. Quindi, individuando nell'ambito dei parametri non chiarissimi della legge il rapporto di convivenza come uno dei requisiti fondamentali perché si potesse avere diritto nell'ambito del riconoscerti il danno. Esatto. Sì. Cioè dovevi abitare. Dovevi coabitare. Dovevi coabitare con la vittima. Perché non c'è una dimensione, come dire, adesso provo a dirlo con la prima parola che mi viene, sentimentale del danno, affettiva del danno. No. Non c'è una dimensione sentimentale effettiva del danno, perché trattandosi tra l'altro di forme di sostegno che quindi nulla hanno a che vedere con forme di responsabilità dello Stato con riferimento all'atto di terrorismo, salvo, ripeto, negligenza o inaccuratezza nelle informazioni, per esempio sul sito della Farnesina dove siamo nel mondo, che individuano i fattori di rischio per ciascuno Stato nel mondo, eccetera. Però nel momento in cui si parla soltanto di sostegno, c'è una politica restrittiva, un'interpretazione restrittiva anche da parte delle nostre corti. Ma è un riflesso del pauperismo imperante, bisogna spendere poco, e che si traduce poi in pronunce altalenanti, non la faccio entrare in polemica con la Cassazione. No. Però, diciamo, la Cassazione ci ha abituato ad un'altalena giurisprudenziale. Infatti mafia, devo dire, talvolta è più avanti dei giudici di merito. Ma su queste vicende invece talvolta ha delle posizioni sorprendenti, come quella che lei citava prima. Ma guardi, allora, io non me la sento di dare un'etichetta, di carattere ideologico alle decisioni della Cassazione. Voglio dire, obiettivamente andrei oltre il mio ruolo, sinceramente non me la sento. Si dice sempre le sentenze non si commentano, si impugnano. Esatto. Però la Cassazione no. È un po' complicato. Diciamo si può ricorrere. Si può ricorrere alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, diciamo così, sì. Sotto altri profili. Allora, c'è questo principio che tutto sommato, che fa riferimento proprio alla vicenda de quo di cui stavo parlando prima, l'esclusione dal beneficio del fratello non conveniente della vittima. Diceva questo, sì, l'ammissione ai benefici per i familiari superstiti delle vittime del terrorismo o di stragi di comune matrice, fondata sulla solidale partecipazione della collettività agli oneri, deve essere però circoscritta a limiti ragionevoli e sostenibili per l'erario. Deve essere quindi, pertanto, limitata a coloro che si trovino in più stretto rapporto con la vittima, dovendo essere esclusi i parenti di grado successivo, eccetera, eccetera. Però la fattispecie concreta era quella del fratello non convivente. Quindi, sostegno va bene, però nell'ambito di limiti ragionevoli per l'erario.
Ora, per uno Stato che ha il terzo debito, il secondo debito più imponente nel mondo, obiettivamente è, come dire, un principio che tutto sommato pesa anche sui criteri poi di sostegno per quanto riguarda le vittime. E qui è lo Stato incolpevole in questa vicenda che deve garantire un sostegno e non può rivalersi su nessuno. Non può rivalersi su nessuno perché... Perché anche lo Stato in cui è avvenuto l'atto terroristico spesso è incolpevole, anzi è vittima dell'atto terroristico medesimo. Assolutamente sì. Il terrorista è non abbiente e spesso muore nell'attentato e quindi sono come dire, costi di welfare, di Stato sociale puro. Sono costi, sempre volendo rimanere nell'ambito del... economica non ripetibili. Allora, per quanto riguarda le vittime del Museo del Bardo di Tunisi, ci sono state delle iniziative giudiziarie nei confronti di Costa Crociere. Per il mancato avviso sulla pericolosità. Esatto, sì. Nell'ambito delle brochure che pubblicizzavano il viaggio e la visita a Tunisi, ecco, non avevano adeguatamente messo in guardia i turisti sui fattori di pericolo che in quel momento Tunisi e tutta la Tunisia presentava, con riferimento, voglio dire, infiltrazioni significative del terrorismo di matrice islamica, di ispirazione ISIS proprio in quel momento, insomma in Tunisia. Anche qui tocca al tour operator in qualche modo? Cioè c'è una responsabilità oggettiva sull'imponderabile? C'è una responsabilità nel momento in cui c'è un'informazione istituzionale che si può per esempio trarre dal sito del Ministero degli Esteri. Appunto. Vero è che se prendessimo quel sito non ci muoveremmo da casa, è vero. Praticamente. È vero, però quantomeno questo dà i parametri al tour operator perché il turista possa essere adeguatamente informato, poi chiaramente qui fa per fortune sue, nel senso poi ognuno di noi è libero al di fuori di un giro turistico andarsene nelle favelas di Rio de Janeiro o da qualche altra parte, insomma, nei quartieri più degradati delle città americane, però lo fa proprio a rischio e pericolo. Certo. L'importante è che si tratti di informazione in qualche maniera diffuso e mutuato da quelli che sono i siti istituzionali. C'è poi un tema che di cui abbiamo discusso in precedenza ed è quello della tutela delle persone fisiche e non, per esempio, della testata giornalistica. Esatto. In cui avviene il raid terroristico che subisce un danno e che viene colpito in quanto, nello caso specifico, in quanto giornale, in quanto obiettivo principale. I suoi disegnatori sono, i suoi autori sono alcuni bersagli e altre vittime casuali, perché l'obiettivo è colpire la testata. Però questo non viene tutelato. Ecco, vedi, allora... Proprio la domanda si sente meglio adesso perché mi stanno dando indicazioni. È un problema di orientamento del microfono. Del microfono e solo dal microfono, ci sono altre forme di orientamento. Allora, la domanda che le fa obiettivamente dà il riflesso di un atteggiamento della comunità internazionale che come la nostra legge, così come la nostra Corte di legittimità, tenta, evidentemente nell'ambito, come dire, anche di una logica, non so, di risparmio, di gestione oculata delle finanze pubbliche, eccetera, di limitare il più possibile la categorizzazione di vittima del terrorismo. Per cui, nell'ambito della legislazione nazionale, così come nell'ambito, per esempio, della direttiva dell'Unione Europea 541 del 2017, l'ultima, in materia di contrasto al terrorismo, così come in tutti gli strumenti internazionali e nelle leggi anche nazionali dei vari Stati, vittima esclusivamente la persona fisica. Noi abbiamo un ampliamento, voglio dire, una tendenza all'ampliamento delle forme di responsabilità
che siano di natura penale o amministrativa, si pensa alla nostra legge 2231 del 2001 in materia di responsabilità degli enti. Noi abbiamo una tendenza espansiva per quanto riguarda l'individuazione di forme di responsabilità per quanto riguarda gli enti. Abbiamo una tendenza restrittiva a circoscrivere la nozione di vittima. Quindi in questo caso sono esclusivamente le persone fisiche. Devo dire però con un controsenso rispetto anche alla catalogazione di atti di terrorismo che viene fatta proprio nella direttiva 541 del 2017, perché tra gli atti di terrorismo ci sono anche gli attacchi, la distruzione di strutture, anche di tipo economico, pubbliche o private. Quindi, voglio dire, anche l'attacco nei confronti di una grossa impresa, voglio dire, ed è una cosa che tranquillamente è successa attraverso i pacchi bomba spediti nelle sedi multinazionali, che potenzialmente avrebbero avuto anche degli effetti dirompenti per quanto riguarda le strutture. Si pensi agli attacchi agli stabilimenti petroliferi in Iraq e in Libia, anche questi mettono in serio pericolo la stabilità economica di strutture economiche private, però fondamentali per l'economia. Ecco, questo tipo di attacchi non comporta il riconoscimento dell'ente come vittima dell'atto di terrorismo. E questa, diciamo, in qualche modo è la parte economica. Poi c'è il fattore tempo. Su molte stragi non sappiamo la verità per difficoltà oggettive, depistaggi, opposizione del segreto di Stato, chiusura a riccio di stati esteri che rivendicano la... penso per esempio all'incidente del Cermis, fecero di tutto naturalmente per vedersela loro, e il governo americano stanziò dei soldi, ricordo, e volevano così tacitare le vittime, e poi il congresso non ratificò la decisione, mancarono i fondi a un certo punto e si iniziò un balletto. Ecco, nel frattempo c'è un logorio per chi resta nell'attesa della verità. Questo logorio costa in termini di fatiche, di energie, di danno psicologico, costa in termini di avvocati, di stanze, di... e quindi anche qui si realizza una roba che ha molto a che vedere con la giustizia sociale. Un ricco ha la possibilità di inseguire la giustizia più di un povero. E non c'è una forma di ristoro per il tempo trascorso quando la verità è negata da X fattori e non dalla responsabilità del singolo magistrato. Non è questo di cui parliamo. Parliamo dei lunghi misteri italiani e dei misteri che si sono aggiunti per effetto dei rapporti con gli stati esteri, primi gli Stati Uniti. Questo è un altro tema. Allora, qui verosimilmente passiamo alle responsabilità dirette degli apparati dello Stato in termini di debito di verità nei confronti delle vittime. La sede, ripeto, è significativa perché nonostante la direttiva Renzi sulla desecretazione degli atti coperti da segreto risalente al 2015, obiettivamente abbiamo una legge in materia di tutela del segreto di Stato che pone dei limiti in quelli che sono gli obblighi di conoscenza, gli obblighi di verità da parte degli apparati istituzionali, i diritti alla conoscenza per quello che è successo per quanto riguarda le vittime. Tutto quello che attiene alla divulgazione dei nomi degli appartenenti ai servizi di sicurezza, così come tutto quello che attiene a forme di collaborazione, quindi all'individuazione anche degli individui e delle agenzie di sicurezza estere che collaborano con le agenzie di sicurezza italiane, è comunque coperto dal segreto di Stato. E questo
ha comportato, nonostante la decisione di disecretare determinati atti, a una forma di, voglio dire, granitica, di occultamento quantomeno di mancata ostensione di questo tipo di formazione nei confronti delle vittime delle stragi. Stiamo parlando della strage di Bologna, stiamo parlando soprattutto della strage di Piazza Fontana, che ad oggi è rimasta ancora sostanzialmente impunita, sulla quale, a fronte, come dire, di un provvedimento formale di desecretazione, comunque viene in qualche maniera invocato il baluardo della tutela dell'anonimato dell'agente dei servizi di sicurezza o delle forme di collaborazione con gli stati esteri, quindi degli obblighi che ha lo Stato italiano di non divulgare i nominativi degli agenti esteri che hanno operato eventualmente in Italia, eccetera, per cui da questo punto di vista, ecco, questo debito di verità dello Stato nei confronti delle vittime, anche, se pensi anche alla strage di Ustica, non è stato assolutamente ottemperato. Ma a questo punto, cioè, nell'ambito dell'uso e forse abuso del segreto di Stato, allora cominciano a rientrare anche altre categorie di vittime. Non si tratta soltanto delle vittime degli atti di terrorismo, ma si tratta anche delle vittime di una politica talvolta insensata portata avanti dai stati occidentali, prima di tutto gli Stati Uniti, in materia di sequestri di persona, di legal renditions, eccetera. Che il, hanno caso visto, il caso Bonar, che hanno visto obiettivamente tipici esempi anche sul territorio italiano, sull'utilizzo per esempio di forme di interrogatorio come il waterboarding sul territorio non soltanto americano ma anche degli altri stati europei, in cui comunque non soltanto l'Italia ma anche gli altri stati si sono comunque trincerati dietro il segreto di Stato. In un periodo secondo me assolutamente buio di contrasto al terrorismo, fatto non attraverso il rispetto dei diritti costituzionali. Si pensi che, seppure con tutte le lacune possibili e immaginabili, la strategia della tensione, seppure con queste aree di impunità che sono rimaste, in Italia è stata combattuta sulla base di leggi conformi alla Costituzione, sulla base del riconoscimento dei diritti della difesa. E questo è un segnale che noi dovremmo comunque lanciare alla comunità internazionale in genere, cioè l'avanzamento, voglio dire, il grado di efficacia, di sofisticazione, diciamo, delle tecniche di terrorismo può essere combattuto non attraverso l'abolizione delle libertà costituzionali, ma attraverso forme di maggiore preparazione, maggiore professionalità per quanto riguarda le forze dell'ordine e i magistrati. Questo è il messaggio. Nel momento in cui comunque c'è stato un periodo in cui queste forme di terrorismo sono state prevenute attraverso forme illegali di contrasto, ovviamente qui abbiamo avuto l'opposizione del segreto di Stato che ha riguardato, per esempio per la vicenda del sequestro a Gumar, anche lo Stato italiano. Poi lui ha avuto riconosciuto, Abu Omar ha avuto riconosciuto alla moglie un congruo risarcimento, poi ci sono i tempi di elargizione di questi fondi, nel caso specifico non lo so, ma nel caso di altre vittime, poi ottenerli comunque questi fondi, una volta che si è deciso che tu li debba avere, non è semplicissimo. Si entra nel turbine della burocrazia che può sfinire qualsiasi cittadino, ancora di più un cittadino che ha sete di giustizia e con quel risarcimento certamente non ristora il proprio danno in toto. Dunque, Abu Omar ha avuto il riconoscimento delle violazioni dei propri diritti da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. E quindi condannato lo Stato italiano a una forma di risarcimento comunque intorno a 100.000 euro, mi sembra, in suo favore, in favore della moglie.
Questo è il quadro dello stato dell'arte, sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha in qualche maniera stigmatizzato l'abuso da parte delle autorità italiane del ricorso al segreto di Stato, con riferimento a condotte sicuramente illecite da parte non soltanto degli agenti della CIA, ma anche degli agenti dei servizi di sicurezza italiani, che comunque erano state in qualche maniera tutelate attraverso l'opposizione del segreto di Stato, confermata poi da varie amministrazioni, dai vari presidenti del Consiglio. Quel caso, voglio dire, è emblematico. Comunque, tornando all'argomento aborigine, cioè la vittima della strage terroristica, dell'atto di terrorismo, ecco, noi abbiamo forme di schizofrenia burocratica. Si tenga conto che, ecco, per esempio, qui forse entriamo tra l'altro in un campo che le è particolarmente caro, la legislazione parla di vittime di terrorismo e della criminalità organizzata, soprattutto di stampo mafioso. E dal 1990 le due categorie in termini di diritti al sostegno economico vengono accomunate, no? Allora, il problema è intanto l'individuazione degli enti che devono provvedere poi in qualche maniera a questo sostegno economico. Allora, per quanto riguarda tutte le vittime che non siano appartenenti alle forze di polizia o per esempio al riconducibile al Ministero della Giustizia o comunque non siano magistrati, è un determinato dipartimento del Ministero degli Interni. Va bene? Perfetto. Quindi il civile, il libero professionista vittima viene tutelato dal Ministero degli Interni, un determinato dipartimento. Diverso il dipartimento che dovrebbe riconoscere i diritti degli appartenenti alle forze dell'ordine e più stretti congiunti, il Ministero della Giustizia si deve occupare di magistrati vittime del terrorismo o chi appunto è riconducibile al Ministero della Giustizia e dei relativi familiari. Benissimo, allora per le stragi del 92 abbiamo avuto una divaricazione di orientamenti per quanto riguarda il Ministero degli Interni e il Ministero della Giustizia. Cioè, gli appartenenti alla Polizia di Stato, i componenti delle scorte di Falcone e Borsellino, a loro è stato riconosciuto lo status di vittime della criminalità organizzata. Il Ministero della Giustizia ha riconosciuto invece lo status di vittima di atto terroristico per quanto riguarda i familiari di Borsellino. Quindi una divaricazione che comunque non ha soltanto un impatto di nomenclatura, insomma, un impatto semantico, ma anche delle conseguenze pratiche, nel senso che in termini di benefici pensionistici sono molto più tutelate le vittime del terrorismo piuttosto che quelle della criminalità organizzata. Quindi ci sono state anche, a fronte dello stesso episodio, interpretazioni burocratiche, perché non abbiamo una sentenza della Cassazione che configuri la strage di Capaci o di Viale Amelio come atto di terrorismo riconducibile al 276, che poi tra l'altro all'epoca nemmeno c'era, quindi in assenza tra l'altro di un ombrello di giurisprudenziale, ecco, di un arresto giurisprudenziale per quanto riguarda la natura di quell'atto, abbiamo avuto interpretazioni burocratiche diverse che hanno comportato delle evidenti disparità di trattamento. Che poi comportano altri giudizi e altri ricorsi, un iter più lungo, anche lì a costi che alcuni possono sostenere, altri invece rinunciano anche per stanchezza, per sfinimento. Poi ci sono casi che interpellano su questo tema anche questioni etiche. Recente il riconoscimento di familiare di vittima alla madre e al fratello del piccolo Giuseppe Di Matteo, che era un bambino sequestrato e ucciso dopo lunghi mesi, anni di prigionia, per costringere il padre Mario Santo Di Matteo, pentito per capirci della strage di Capaci, a ritrattare. Allora lì certamente il bambino è vittima,
certamente la madre ha perso un figlio, certamente il fratello ha perso un fratello, ma a determinare la condizione di vittima a monte c'è un fatto: il padre era un mafioso e il padre è colui il quale ha partecipato alla strage di Capaci, senza la quale nulla, senza il quale nulla sapremmo o poco sapremmo della strage, ma che comunque la strage l'ha compiuta. E allora siamo poi arrivati al paradosso che, paradosso se la vedete da un certo punto di vista, freddamente è corretto e ineccepibile, riconosciuto come vittima, c'è un corrispettivo economico che viene liquidato in giudizio. I familiari dei poliziotti uccisi nella strage di Capaci dicono no, non è vittima come noi, c'è qualcosa che non torna. Cioè, giusto riconoscerlo come vittima di mafia, ma noi siamo più vittime di mafia di quelli lì. E questo però, come vedete, non è che è un nodo che possiamo sciogliere con facilità, però è un tema che si è posto sempre per la stessa vicenda, quando il fratello del bambino ucciso ottenne, in virtù di un adeguamento della legge regionale siciliana, che ha statuto speciale, come sapete, con tutti i benefici e soprattutto i guasti che questo comporta, e qui esprimo un'opinione, lo dichiaro, per l'adeguamento della legge regionale ottenne il fratello un posto di lavoro in ambito pubblico, in quanto familiare di vittima. Per cui il figlio dello stragista, collaboratore di giustizia, ma comunque stragista, ottenne un posto di lavoro alla regione. La burocrazia, che è straordinaria in questo paese, collocò questo ragazzo incolpevole all'ufficio stampa della presidenza della regione, con tanto di decreto firmato di assegnazione del posto di lavoro. Peccato che dentro l'ufficio stampa della presidenza della regione i non giornalisti avessero quattro scrivanie, quattro, due impiegati, due addetti alle rassegne stampa. La scrivania di fronte era occupata dalla vedova di Antonio Montinaro, che si ritrovò di fronte, o rischiò di ritrovarsi di fronte, il figlio dell'uomo che gli aveva ucciso il marito e soprattutto che aveva reso orfani i suoi due bambini. Capite bene che sotto il profilo dell'applicazione della legge nulla questio, perché se fissi il principio che il familiare stretto deve avere un posto di lavoro, perché quella è una forma risarcitoria rispetto ad un delitto mafioso molto grave, poi il resto lo fa ovviamente il buon senso e una certa cura. Ma questo riguardava il posto di lavoro. Sulla questione del risarcimento, ovviamente poi non fu collocato lì, fu spostato, sta da un'altra parte, ma perché qualcuno della stampa, uno a caso, se ne occupò. E poi a distanza di anni si è ritrovato poi a doversi occupare, questo uno a caso, anche di questo aspetto del risarcimento monetario e di questa cosa che ovviamente crea non pochi problemi. Le storture ci sono e sono di carattere giuridico e sono anche di carattere in qualche modo etico. Io penso che noi abbiamo avuto un approccio in questo paese viziato da un pregiudizio cattolico anche nell'affrontare la questione del cosiddetto pentitismo. Abbiamo bisogno di chiamarli pentiti e non collaboratori di giustizia. Non abbiamo un approccio laico rispetto a queste vicende.
E forse in parte è anche giusto così che la nostra coscienza venga solleticata, ma siccome ci avviamo a chiudere vi cito soltanto un altro esempio di stortura. Io imprenditore che denuncio il racket e che subisco degli attentati intimidatori fino alla distruzione della mia azienda, spesso ottengo un risarcimento, spesso lo ottengo, dimostro la mia buona fede, il mio corretto comportamento nei confronti di una sfida mafiosa, ma la ricostruzione della mia azienda non avviene. Io vengo preso e portato altrove. E questo in termini di costi sociali è un fatto che interpella anche la nostra coscienza politica. Quella azienda viene rimossa, quell'imprenditore viene rimosso, certo risarcito, ha avuto dei quattrini, ma quell'impresa non c'è più. E allora la vittoria dello Stato che fa condannare i mafiosi, che risarcisce la vittima, in termini politici generali si traduce in una sconcertante sconfitta se quell'impresa non c'è più. Mi è capitato di raccontare la storia di un imprenditore che denunciò il racket delle estorsioni, era un uomo cresciuto, venuto su dal nulla, all'inizio con qualche spintarella di qualche amichetto, del quale poi parlò liberamente. Ma quando la spintarella diventò un cappio, allora denunciò e fece arrestare i fratelli Graviano, non gente che passava per strada, insomma, stragisti di un certo peso. Bene, questo signore adesso non vive più in Sicilia, continua a fare l'imprenditore edile, ma da un'altra parte. Io credo che questo sia una forma di risarcimento monco, di sconfitta. E questo accade spesso, e accade, ne parlo anche qui non per deregionalizzare gli argomenti, ma perché dei buchi che ci sono su questa materia del ristoro delle vittime di mafia, oltre al riconoscimento in regioni che non hanno prodotto storicamente la mafia ma che ce l'hanno ormai radicata, e l'Emilia Romagna non si sottrae a questo privilegio, e ci sono delle storture che andrebbero corrette, delle quali immagino i magistrati sperimentino ogni giorno i limiti. Prego. Ma sicuramente, allora, per concludere in una battuta, allora, volendo in qualche maniera individuare le dimensioni dell'insolvenza delle istituzioni pubbliche, beh, possiamo tranquillamente parlare di una insolvenza di carattere economica, di un'insolvenza in termini di garanzie di verità per quanto riguarda le vittime, di un parziale non equiparabile ai diritti delle persone indagate, un parziale riconoscimento di diritti di intervento nell'ambito del procedimento anche attraverso delle iniziative di carattere investigativo per quanto riguarda appunto le cosiddette vittime. Un quadro, devo dire, non particolarmente lusinghiero per quanto ci riguarda, ma che comunque non ci discosta di molto da parte degli altri paesi europei. Quindi uno stato di insolvenza di carattere transnazionale, non lo vorrei equiparare senza l'articolo 1 della legge fallimentare, però ecco, obiettivamente devo dire una criticità che nell'ambito del progresso verso la civiltà dei rapporti tra Stato e cittadino, devo dire, ha delle lacune e necessariamente deve comportare dei progressi ancora molto rilevanti.